Nell'ultima settimana la rete delle terapie intensive, le rianimazioni, attivate in Sicilia per il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 che sono andati incontro a grave insufficienza respiratoria e ventilazione controllata con intubazione, registra il recupero della funzione ventilatoria autonoma in una percentuale che oscilla dal 20 al 40% dei pazienti ammessi. Si tratta di una percentuale variabile in rapporto alla severità del quadro di esordio e alla fragilità dei pazienti, come età avanzata o patologie concomitanti. Lo fa sapere il Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Regione Siciliana per l'emergenza coronavirus. Tale dato, sottolineano gli esperti, fa ben sperare perché è in linea con i migliori dati nazionali di recupero di tali gravissime forme di insufficienza respiratoria e conferma che un trattamento nei tempi giusti e con risorse disponibili, che in queste ore si sta registrando grazie al contenimento e all'isolamento messi in atto sul territorio regionale, può permettere risultati in termini di salute pubblica altrimenti non raggiungibili. Il Comitato specifica inoltre che i pazienti dimessi dalle terapie intensive ovviamente non rientrano ancora nel novero dei guariti, ma le loro condizioni di salute, seppur ancora precarie, fanno ben sperare. Il contenimento della pandemia e lo stare a casa stanno permettendo un'adeguata e corretta assistenza nelle nostre terapie intensive, ma invitiamo tutti a non abbassare la guardia e a continuare a rispettare le regole.